Buongiorno ragazze e bentornate sul mio canale YouTube. Oggi vi porto con me al Cosmo Prof Bologna 2016. Si è svolto nel mese di marzo, ovviamente io ho avuto un po' da fare e dunque solo oggi esco con il vlog. In alto a destra comunque vi lascio il link alla playlist dedicata al Cosmo Prof, perché già ho realizzato dei video, come forse ricorderete, su alcuni marchi specifici, ad esempio sul negozio che NYX ha portato al Cosmo Prof, su quello Make Up For Ever e così via. Oggi invece un vlog più generale dedicato un po' a tutto ciò che ho visto. Queste immagini che state vedendo, le prime che vi mostro, sono quelle dell'ingresso del Cosmo Prof, per cui vi danno un'idea delle dimensioni della fiera e anche delle tante iniziative, come ad esempio il talent show organizzato dalla L'Oreal, che hanno pervaso tutta la manifestazione. Qui siamo all'interno dell'Extraordinary Gallery, dove sempre campeggia il marchio Human in Kind. È un marchio irlandese di cui vi ho parlato lo scorso anno, che a me piace molto perché fa tutti i prodotti, diciamo, al 99,9% naturali, quindi prodotti di ottima qualità per la skincare sia del corpo che del viso. Questo è lo stand in generale e i due personaggi che ora vi mostro sono i due padroni, chiamiamoli così, molto simpatici, molto cordiali, con un'eleganza veramente inglese. Questo è il camion invece con cui Inglot è arrivata al Cosmo Prof, per cui si capisce come mai l'allestimento del suo stand fosse tanto ricco di prodotti e colori, perché insomma veramente sono venuti in forma massiva. Questo è lo stand Bomb, che è sempre molto simpatico. Bomb Cosmetics è un marchio che, come vedete, vende bombs per il bagno sostanzialmente e saponi vari. È leggermente di classe superiore anche come fascia di prezzo a Lush, ed è un prodotto, potremmo dire, più di nicchia. Non ha negozi al dettaglio come siamo abituati con il marchio Lush, ma viene rivenduto solo da presso alcuni saloni di bellezza e quant'altro. Come vedete, le confezioni sono coloratissime e adattissime anche per dei regali. Simpaticissime queste che riportano la forma di un animaletto in cima, ad esempio l'ape, e questa specie di Hello Kitty, non saprei come dire, queste che riportano la forma di una bocca. Ci sono anche degli scrub, questa è tutta la linea degli scrub corpo, questa è tutta la linea invece delle creme mani e queste sono ancora altri tipi di bomb. Una voce particolare è stata data quest'anno all'AL e all'associazione italiana Italian All'AL Certification Center. Halal è sostanzialmente un termine arabo che significa lecito, e con questo termine si intende tutto ciò che è permesso secondo l'Islam, in contrasto invece a ciò che è proibito, quindi haram. Il concetto attiene dunque non solo al comportamento, al modo di parlare, all'abbigliamento, alla condotta generale, ma anche alla produttistica. In particolare, infatti, nel nostro mondo occidentale Halal è riferito all'ambito proprio dell'alimentazione o alla produttistica in generale, quindi prodotti con certificazione Halal sono quelli che secondo l'Islam possono essere utilizzati. Dunque ampio spazio è stato dato quest'anno a questa serie di prodotti e di aziende che producono questo tipo di cosmetici. Uno stand anche molto bello è sempre quello di La Vera, marchio con una produttistica bio molto ampia che va dal corpo al viso e che ha anche una linea uomo e una linea bimbo. Per me è sempre un piacere recarmi da loro, conoscere le nuove linee. Ve ne mostro così alcune fra le più nuove che sicuramente vi farà piacere poi trovare nei negozi. Di questa crema mi è stato anche dato un test e mi è piaciuta molto. Un marchio molto interessante invece è il marchio Bow, è un marchio di make up green, come vedete, con certificazione bio e quindi veramente fantastico. È privo di parabeni, siliconi e tutte le altre sostanze nocive ed ha una gamma, diciamo, di prodotti e colori molto alti. I pigmenti in particolare mi hanno colpito, perché il problema di questi prodotti è che spesso la pigmentazione non è delle migliori, mentre qui sì, soprattutto gli ombretti e i blush sono veramente veramente validi. Il packaging è molto semplice, ma trovo che sia in linea con quella che è poi la vision, diciamo, dell'azienda. Sinceramente spero di poter conoscere meglio questo marchio in futuro.
Per la prima volta mi sono recata al Cosmopac e in particolare vi riporto solo questi tipi di packaging di questa azienda, che sono dei packaging senza dubbio molto molto semplici. Vedete solo cartone e all'interno il prodotto, l'ho apprezzati molto ed inoltre il logo Eco is Logical mi è sembrato molto molto carino. Ci sono anche ovviamente packaging di tutte le fogge per tutti questi prezzi, e questo è un settore prevalentemente dedicato agli addetti ai lavori, ed è stato comunque molto interessante per me visitare questa parte, era la prima volta. In particolare vi riporto questa immagine di questa piccola box in cartone dedicata proprio al Cosmopac, che mi è piaciuta molto. Queste invece erano tutte case in silicone, simpatiche anch'esse. Quest'anno ho cercato di dedicare un po' di tempo in più alla parte unghie, visto che lo scorso anno mi era rimasto poco tempo per gli stand, ovviamente OPI, ma soprattutto Fabi. Fabi è un marchio italiano. Lo stand ci riceveva con la collezione dedicata all'uomo in questi colori del piombo, molto urbani, molto carina. E dopo, ovviamente, grande spazio era dedicata sia alla collezione rosa, alla lotta, dedicata alla lotta contro il cancro per le donne, quindi una collezione di pregio, secondo me, e poi alla nuova collezione dedicata all'estate, molto con colori pastello, molto carina, molto giovane sicuramente. Qui ho cercato di farvi una carrellata del brand, dello stand, scusate, Fabi, in modo che vi rendiate conto delle dimensioni e dell'affluenza. Sono sostanzialmente ferma in un punto e mi muovo su me stessa. Vedete, lo stand è molto carino, tutto sul fondo bianco, e campeggiano i colori degli smalti. Sul lato sinistro un paio di postazioni, forse anche di più, dove ci si poteva fare le mani. Questi sono gli stand che ovviamente mi hanno catturata, perché l'ampiezza della gamma dei colori era fantastica. Queste boccette, inoltre belle tondeggianti, erano veramente invitanti. Se non ricordo male, il prezzo fiera dei singoli smalti era 10 euro. Veramente impagabili questi stand. Come vedete, le gamme di colori ci sono tutte, tutti i colori, i toni del verde, del giallo, del blu, del rosso. In particolare qui ve ne sto mostrando alcuni, ma ovviamente ce n'è per tutti i gusti. In alto adesso vi inquadrerò la seconda collezione firmata, eccola qui, dallo stesso stilista che ha fatto la collezione Uomo. Questo è un altro marchio, Pro Nails, che mi ha colpito più che altro per i cartelloni pubblicitari, che erano veramente enormi e bellissimi. Guardate che simpatici. Inoltre invitavano proprio all'utilizzo dei social, visto che su ogni cartellone c'era l'hashtag da utilizzare qualora si avesse voluto giocare proprio con il cartellone stesso e i social. Ovviamente i marchi presenti anche nel settore unghie erano tantissimi e non poteva mancare uno stand tutto essi, eccolo qui. Come vedete, era in un'area dedicata insieme al marchio L'Oreal. Io qui vi faccio una piccola carrellata. Ragazze, spero che questo primo video sul Cosmo Prof vi sia piaciuto. Se sì, non mancate di vedere anche il secondo.